Ciao a tutti, io sono Veronica e bentornati in questo nuovo video. Oggi sono qui in questo nuovo video con mio fratello, appunto l'avrete già conosciuto per quell'altro video. Quindi oggi volevamo fare questo nuovo video insieme che è appunto mio fratello indovina i prezzi dei prodotti femminili. Io ho qui davanti appoggiati sul letto un po' di cose appunto femminili e mio fratello, io ho cercato i prezzi giusti, però alcuni non sono giustissimi, li ho chiesti a mia madre, mi ha detto quelli un po' che c'erano vicini e adesso lui li dovrà indovinare tutti. E appunto io li ho scritti su un foglio, lui dovrà scriverli su un foglio e poi tireremo sul foglio insieme. Non puoi sbagliare di... cioè puoi al massimo sbagliare di 3 euro, non di più. Quindi niente, io direi che possiamo cominciare. Allora, questo smalto è un normalissimo smalto della Maybelline. Quanto pensi che possa costare? Tra l'altro è quello che ho su un dito. Ok, non me lo devi dire, lo devi scrivere sul foglio. Vai. Ci sei andato lontano. No, vabbè, hai sbagliato. Pensavo di... che costava un euro, cioè 1,50 euro. No, hai sbagliato di 2 euro. Però secondo me, cioè, che può sbagliare di 3 euro non è una cosa normale. Vabbè. No, facciamo di 2 euro, posso sbagliare, dai. Ah, va bene, ok. Mi devi dare solo sto foglio, anzi giralo e ci scrivi dietro. Ok, quindi questo facciamo che dai vale, lo faccio valere. Questa maschera che ho preso, ti dico, d'acqua e sapone, è una maschera di queste qua, cioè sembra più tipo un campione e era in offerta, ti dico offerta. Fatto. Via. Quanto è scritto? Vabbè, ti ho detto che l'ho fatta e l'ho presa in offerta, costava 99 centesimi. Hai sbagliato. E che c'entra offerta, può costare anche... Vabbè, e hai sbagliato. Non vale questa. Diciamo che hai sbagliato di 2 euro, anzi più di 2 euro e qualche centesimo, quindi no, non vale. Non vale. Poi, questo mascara, che è della Essence, se l'hai letto sul foglio, letto. Guarda, se scrivi il prezzo giusto, ti va. Vai. Ti dico solo che quelli della Essence costano abbastanza poco. Scritto? 3, 2, 1, via. Hai visto? Sì, certo. Vai, di la verità. No, veramente. Di la verità, l'hai visto? No, non veramente. Chiedilo a loro. Vabbè, allora, questo hai indovinato. Ha scritto 2,56, il prezzo era 2,49. Poi, questo maglione, che ho preso da H&M, che ha il collo tutto intrecciato. Ed è verde. Secondo te quanto può costare? H&M ha i prezzi giusti. Via. Ammazza. Ho sparato a caso, 19,50 euro. Ok, va bene, questo l'ho indovinato. Era 19,99, lui ha scritto 19,50. Cover presa su AliExpress, normalissima nera con il buco della fotocamera a cuore. Mai messa ancora. È tutta morbida, cioè è morbida. Su AliExpress costano pochissimo le cose. Vai, via. Oddio! L'hai detto prima. Dai, dimmi la verità. Oh, ma te lo giuro, ho fatto così, 77 centesimi, così tanto per... Ho sbagliato. Davvero? All'inizio volevo scrivere un euro, se è per questo. Davvero non hai visto? Comunque, ok, costava 78 e lui ha scritto 77. Ma... tre cose giuste. Adesso c'è questo deodorante, che è della Dove, al cetriolo, che è buonissimo. Secondo te quanto l'ho pagato? Cioè, ma mia madre mi ha detto il prezzo, non sapevo quanto costasse. Aspetta. Via. Costa 2,60 euro e lei paga 1,10 euro. Io pensavo di meno. Facciamo che questo non te lo faccio valere perché hai sbagliato di troppo. Gli altri li hai indovinati, quindi... Che è partito? Allora, questo zaino, che mi sa che se lo ricordo anche perché l'ho comprato, cioè lui c'era quando... Insieme a me. È un normalissimo zaino, questo qua è fighissimo, ok. Quanto l'ho pagato? Fatto. Via. Che tu non c'eri quando l'ho comprato, costa 14 euro. Ma ha scritto 19. Già lo scrive 9 euro. No? Vabbè, hai sbagliato di 5 euro, non vale. Ultimo, questa crema struccante della Nivea.
Calcola, sono 250 ml. La Nivea non è che è tanto cara né tanto però economica. Dai, facciamo un prezzo tanto per tanto ho vinto. E questa è la maxi taglia, cioè quella più grande, quindi vedi un po' tu, concentrati, non mi ricordo manco quanto l'ho pagata. Via. Beh, costa 4,33 euro, tu hai scritto 6,57. Giusto. Vabbè, giusto. Sì, oh, onesto. Quindi, calcolandone i fatti, 1, 2, 3, 4, 5, 6... 6 su 8, quindi buon risultato, bravo, fatevi un applauso. Ok, noi speriamo che questo video vi sia piaciuto. Quanti like vogliamo chiedere per questo video? Vieni più di qua. Bene, l'altra volta abbiamo visto i 40, ne sono arrivati, facciamo 60, dai. Proviamoci. Sì, 60 mi piace, non li raggiungiamo manco. Proviamoci. Se mi parlo. Fate 60 se volete, se ci riuscite, vediamo se ci riuscite, è una challenge per voi. Noi speriamo che questo altra video... challenge da 60 like. Noi speriamo che questo video vi sia piaciuto. Se è così, appunto, lasciate un bel like, fatelo contento, facciamolo arrivare a 60 mi piace, così lui è contento e è contento. E quindi niente, noi vi salutiamo, fateci sapere nei commenti se volete altri video. Quindi niente, noi ci vediamo al prossimo video, ciao ciao! Ciao. Però allora, dobbiamo mettere le mani e chiudere il latte, okay. Quindi poi arrivo, ciao ciao! Ciao ciao! Ciao. Ciao.